Il gruppo storico Sbandieratori Città di L'Aquila, in collaborazione con la Lega Italiana Sbandieratori, ha organizzato ieri all'Aquila l'ottava parata storica della tradizione. Una kermesse che ha dato la possibilità ad ogni gruppo di esibirsi per le vie della città. Tra gli ospiti, il neoassessore agli eventi sportivi del Comune dell'Aquila, Vito Colonna. Questo è un evento molto importante per la città dell'Aquila perché unisce sia l'attività sportiva e anche quella culturale. In più permette a tutti quelli che ci vengono a trovare di conoscere le bellezze architettoniche della città dell'Aquila. Presente anche il presidente della Lega Italiana Sbandieratori Alberto Angeli. La bandiera è legata alla tradizione in che modo? Assolutamente, assolutamente la bandiera è la tradizione una delle tradizioni per eccellenza della nostra eh, Repubblica italiana, noi ne andiamo molto fieri e portiamo insieme ai gruppi e ai ragazzi che continuano negli anni a portare avanti questa tradizione in giro per l'Italia eh, la sbandierata per eccellenza, ovvero quella spettacolare e quella... Eh, di pubblico, diciamo, che non è quella tecnica, e la portiamo proprio in questa manifestazione che quest'anno è qui all'Aquila con molto piacere. La parata della tradizione consiste in un corteggio storico che culmina nell'esibizione dei gruppi presenti a questa edizione, il tutto nel piazzale antistante il Castello Cinquecentesco. I gruppi presenti erano il gruppo Sbandieratori e Musici Città di Bolsena, il gruppo storico La Pandolfaccia di Fano, gli Sbandieratori e Musici di Contrada Monticelli, gli Sbandieratori e Musici della Città di Amelia, gli Sbandieratori di Narni di Viterbo e naturalmente il gruppo storico Sbandieratori Città dell'Aquila. Molto soddisfatto della riuscita della manifestazione Gianni Ianni, presidente del gruppo storico Sbandieratori di L'Aquila. Una manifestazione bellissima, piena di colori, molta tecnica, molte, molte persone che si sono divertite anche tra il pubblico: pubblico presente veramente eccezionale che ci ha applaudito e ci ha sostenuto. Eh, che dire, un evento sicuramente da riproporre e da, da, da rifare, insomma.